La rilettura dei classici napoletani in chiave jazz. Che tipo di anima ha questo lavoro? Da dove si parte e dove si arriva? Si parte indubbiamente dalla tradizione, quella non bisogna mai perderla di vista. E poi ovviamente il jazz sarebbe il vestito nuovo a questi brani, a queste poesie che sono immortali. E io spero, credo di esserci riuscito con l'aiuto e con il supporto di Sergio Esposito, che cura anche gli arrangiamenti, Vittorio Riva, e Pasquale De Angelis, Carlo Fimiani, sono musicisti di spessore e questo mi inorgoglisce. Qual è il brano che apre il disco? Il brano che apre il disco è Canzone Appassionata. Quella che senti più tua? Come faccio a dirtelo? Quelle che sento mie sono un po' tutte, non fanno neanche parte del disco, perché il dilemma è stato proprio quello di dover scegliere 12 brani su circa, quanti saranno? 2000, 3000, e sono tutti belli. Purtroppo abbiamo dovuto fare una cernita di brani, quelli che poi più si adattavano un po' agli arrangiamenti, perché certo poi andare nel testo, che ti devo dire, Utaralin dall'acqua mare, quello diventa un po' complicato. Quindi trovare la poesia, tipo Avucchella, queste grandi poesie innanzitutto. Poi musicalmente abbiamo trovato la chiave, anche abbastanza divertente per certi versi. In alcuni molto, mi sono divertito molto, tipo Maruzzello, anche appunto Canzone Appassionata, molto bella. Quando vuoi, Franci? Napoli Classics as a Jazz è un progetto che parte da Napoli e vuole arrivare oltre oceano, una sperimentazione particolare, però la musica napoletana è già nell'anima di tutto il mondo in realtà, quindi perché questa rilettura in chiave jazz?
La nostra è una scommessa, è un modo di riproporre una canzone napoletana, in alcuni versi intoccabile, sacra, però grazie all'aiuto degli artisti che mi affiancano in questo progetto, credo di aver confezionato, grazie alla maestria di Sergio Esposito e Antonio Murro, un prodotto che è facilmente esportabile, perché la musica napoletana già di sé per sé è un prodotto che si vende, e questi arrangiamenti, questo nuovo abito che abbiamo cucito addosso, penso che possa essere il valore aggiunto per renderlo ancora più vendibile, esportabile. Quale senti più tua? Tu almeno ne hai una? Io sicuramente ho Mare Chiara e ho Avucchella, che ritengo già di sé per sé essere due capolavori, ma con gli arrangiamenti fatti da Sergio e col supporto di tutta la squadra, un po' anche il mio, credo che alla fine ne è venuto fuori un progetto bellissimo e questi due brani proprio sono un capolavoro.